Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video, il primo dell'anno, il primo video di quest'anno. In realtà per me è l'ultimo giorno del 2021 perché oggi è il 31 di dicembre. Io sono appena tornata dal lavoro, questa mattina ho fatto proprio poche ore e infatti è l'una adesso, sono già a casa, ho già mangiato e adesso devo sistemare un po' di cose, un po' di caos che c'è qua in casa. Devo sparecchiare perché ho mangiato. Fra poco torna anche Christian e là sulla cucina, ragazze, ho ancora la spesa perché ieri sera siamo andati a fare la spesa, ma siccome siamo tornati tardissimo a casa, non mi andava di mettere a posto alle 10 di sera e quindi ho lasciato tutto lì e oggi sistemerò tutto con calma. Questa sera verrà la mia amica Giada qua a casa con sua mamma e la sua famiglia, comunque siamo in sei e ci siamo fatti tutti il tampone e siamo negativi. Io incrocio sempre le dita perché qui diventare positivi è un attimo. E comunque volevo ringraziarvi ragazze perché siete state veramente carinissime. Mi state chiedendo sempre come sta mia sorella, come stanno i miei, come stiamo noi. Quindi veramente grazie per tutto l'affetto che mi trasmettete, che mi scrivete attraverso i commenti, io vi ringrazio tantissimo. Colgo l'occasione per dirvi che Elisa sta meglio, non ha la febbre, non ha proprio dei sintomi gravi, forti. I miei invece hanno fatto il molecolare e sono negativi, però andranno a rifare comunque un altro tampone, anche mia sorella dovrà fare un altro tampone e per il momento sono tutti in isolamento. Io e Christian comunque stiamo facendo sempre i tamponi, al momento siamo negativi e quindi nulla, infatti per questo che stasera abbiamo deciso comunque di vederci almeno tra di noi, tanto io comunque la mia amica Giada la vedo spesso e quindi visto che abbiamo già fatto tutte le feste di Natale praticamente da soli, e lo sapete perché ho anche filmato, almeno questa sera insomma ci vediamo, tanto comunque siamo tutti appunto tamponati. So che la situazione non è bella per tanti di voi, quindi spero insomma che voi stiate bene, che non sia proprio una cosa gravissima. Passerà anche questa e speriamo prima o poi speriamo che diventi tutto un lontanissimo ricordo perché veramente non se ne può più. Allora, adesso io cosa faccio? Mi riposo 2 minuti perché veramente sono appena tornata e poi mi metto a sistemare qualcosa e vi faccio vedere poi anche la spesina che è lì. Ne approfitto prima di metterla via e sicuramente in questo video penso che metteremo a posto un po' la cucina, sono sicura, perché credo di vloggare per più giorni. Comunque lo faremo insieme, ho già sistemato questo pensile qui, ma ho intenzione di sistemare un po' tutta la cucina perché in questi mesi l'ho trascurata un sacco e quindi ha proprio bisogno di essere riorganizzata. Penso che avere ordine in casa, ma anche dentro i mobili, dentro i cassetti, faccia star bene anche poi noi, perché appunto vediamo poi tutto bello in ordine e quindi di conseguenza anche noi, insomma, ci sentiamo un po' meglio. Non so se avete capito cosa intendo. Vi faccio vedere che cosa abbiamo preso ieri sera alla Coop. Allora, abbiamo preso per la Befana le Haribo, quelle polka, poi queste qui che sono Star Mix e questi qua che sono le uova che io adoro, sono le mie preferite. E abbiamo deciso proprio di prendere la calza Haribo, questa qua che poi andremo a riempire sicuramente con questi pacchettini qui. Poi ho preso la cioccolata Galak, la cioccolata bianca è la mia preferita e ho preso questa qui. Poi l'estate zero che mi porto al lavoro. Ho preso i grissini, questi qui, che metterò questa sera sulla tavola della Griss & Bonn. Poi queste qua che sono, che è la pastina, i quadretti all'uovo della Barilla. Ho preso la passata di pomodoro, questa qua grossa della Coop.
Poi c'era in offerta la pasta de cecco e ho preso due confezioni. Ho preso le mezze penne e questi qua che sono i fusilli. Poi ho visto questi biscotti che sono artigianali. Poi per fare la colazione io mi sono presa questi qua della misura al cacao. Poi ho preso due confezioni di fagioli cannellini. Qua ci sono i pavesini, questi qua double, e poi i pavesini normali che ho già aperto perché stamattina mi sono portata una confezione al lavoro. Poi ho preso le lenticchie, ragazze, non odiatemi, ma questa sera faccio queste scatola e lo so che è meglio fare quelle secche, però comunque quest'anno è andata così. E poi ho preso le olive, queste qua verdi, già snocciolate. Questa mattina, poco fa Christian è passato al Conad e ha preso un ananas e i mandarini e anche queste qua, le arance. Cioè in realtà non so se è andato al Conad, forse è andato al centro frutta. Comunque, le arance. Abbiamo deciso di stirare la tovaglia proprio sul tavolo e infatti sta venendo benissimo. Guardate, non c'è una piega. Ciao! Mattina, domenica 2 dicembre, la cosa che vogliamo fare oggi è quella di riorganizzare tutta la cucina. Vedete che c'è un disordine pazzesco. Volevamo capire se era il caso di veramente riorganizzarla proprio da zero, perché così non mi piace e è scomodissima. Quindi vi faccio vedere adesso velocemente come sono ridotti i pensili all'interno. Vabbè, questo è il più ordinato. Questo l'avevo già riorganizzato, ve lo faccio vedere in un altro momento. Questo non è messo malissimo, però insomma si deve riorganizzare. E quello che è più disordinato è questo qua, ragazze. Guardate quanto disordine che c'è dentro e considerate che comunque c'è anche molto spazio. Quindi mi dispiace tantissimo avere tutto questo spazio disordinato e inutilizzato. Se avete consigli su come gestire un mobile ad angolo, fatemi sapere qua sotto. Io e Christian adesso iniziamo a riorganizzare tutto e ci vediamo dopo.
abbiamo svuotato tutto. Questo è il caos che abbiamo. Abbiamo deciso anche di allungare il tavolo, così eravamo più comodi. Quindi adesso andiamo a dividere tutto. Allora, da questa parte abbiamo messo tutto ciò che è aperto, mentre qua dietro ci sono tutte cose chiuse che erano talmente in disordine che avevo anche rimosso l'esistenza. Quindi per questo che secondo me la cucina deve essere abbastanza organizzata, perché altrimenti poi si rischia di dimenticare alimenti per tanto tempo che poi scadono. E abbiamo anche poi svuotato questo. Ho già pulito tutto, eccolo qua, l'abbiamo svuotato e dentro c'erano tutte queste altre cose. Quindi adesso andremo a dividere tutto per oggetti che non usiamo quasi mai, oggetti che usiamo un po' più spesso e invece cose che usiamo tutti i giorni. Finalmente abbiamo finito di sistemare la cucina. Ci abbiamo messo diverse ore perché, come avete visto, l'abbiamo praticamente svuotata tutta e poi l'abbiamo riorganizzata da zero, come se fosse arrivata oggi praticamente, perché è l'unica soluzione per me più fattibile se si vuole riorganizzare la cucina in modo proprio da zero, ecco. Perché praticamente cosa abbiamo fatto noi? Allora, abbiamo diviso tutto per categorie, quindi abbiamo messo tutte le cose della colazione aperte da una parte, tutti i salati aperti da un'altra, tutte le cose della colazione chiuse da un'altra parte, i salati chiusi da un'altra parte ancora. Abbiamo raggruppato quindi per categoria, appunto, e questo ci ha permesso poi di andare a riorganizzare tutti gli spazi che abbiamo noi nella nostra cucina. E ragazze, considerate che io volevo comprare un altro mobile perché mi sembrava di non avere spazio, e considerate adesso che mi è avanzato anche dello spazio, che ora vi mostrerò tutto. E penso che organizzare, avere in ordine comunque la cucina o qualsiasi ambiente sia una cosa giusta, perché intanto non si spreca lo spazio e non si vanno ad acquistare magari altri mobili, e secondo me è anche importante per capire che cosa si ha davvero. Noi avevamo un sacco di cose magari anche scadute, nascoste, e se non mi mettevo a riorganizzare la cucina rimanevano là. Invece adesso, meno male, ho messo tutto a vista. Ora giro la videocamera e vi faccio vedere come ho organizzato la mia cucina. Partiamo dal Besta. Abbiamo riorganizzato solo questa parte. Allora, nella prima mensola, come vedete, sono andata a mettere tutti i mini elettrodomestici. Quindi questo è il frullatore e è tutto qui. Poi dentro quel contenitore ho messo tutti gli accessori della planetaria. Questo è lo spremi agrumi. Qui c'è anche un pezzo infatti dello spremi agrumi. Questo qui me lo avevano mandato da New Chic per una collaborazione. Questo qui invece è il frullatore. Qua sotto abbiamo deciso di tenere le scorte del latte, dei succhi di frutta, dell'olio e delle bevande in generale. Quindi questo sarà dedicato a quello. Chiudiamo e ci dirigiamo verso la cucina. Allora, partiamo dal basso. Qui, non so se vi ricordate, c'era un gran caos e invece adesso, bene o male, si ragiona. E abbiamo messo tutte queste cosine qua, quindi ciotole, montalatte, però abbiamo deciso di mettere
qui davanti gli oggetti che utilizziamo più spesso e in fondo abbiamo messo quelle cose che insomma non è che servano proprio ogni giorno, quindi qua ci sono i ghiaccioli, là c'è qualche bottiglia, vedete, di vetro, dei contenitori, poi laggiù c'è tutto l'usa e getta e qua ci sono altri utensili da cucina ma che non servono così spesso. A portata di mano abbiamo messo queste ciotole che comunque servono ogni giorno. Quelli sono per misurare le ml e questo qua invece è un porta biscotti, diciamo un contenitore di Ikea che sicuramente lo utilizzerò. E il montalatte l'ho messo qua perché comunque è a portata di mano. Nel piano di sotto ho messo tutti i contenitori in vetro, in plastica, quello è uno scolapasta. Poi qua ci sono le teglie che avevo comprato per queste feste, che sicuramente le utilizzeremo. Poi là ci sono i piatti, quelli di Ikea, che non è che utilizzo così spesso. E qua ci sono questi due contenitori, mentre là dietro ci sono altre ciotole. Quindi qua ho organizzato in questo modo. Non so se vi ricordate, c'era un caos pazzesco. Comunque io mi trovo molto bene con queste tovagliette che coprono comunque il mobile che trovate da Ikea, da Risparmio Casa, da Happy Casa, insomma le trovate un po' dappertutto. Vanno proprio a proteggere il legno. Adesso vi faccio vedere questo pensile qui che è tutto dedicato alla colazione. Allora, è molto pieno, sì. Ma qui abbiamo messo nel primo piano tutte le cose aperte e tutte cose che utilizziamo praticamente tutte le mattine. Qua ci sono i miei cereali, i miei biscotti e qua vi faccio vedere adesso. Questo intanto è da finire e lo finiremo oggi e poi qua ho messo tutti questi snack che magari uno si porta dietro, li ho raggruppati tutti dentro questo contenitore qua che è di Ikea. Qua ci sono tutte le cioccolate aperte, questo è il torrone aperto e poi qua dietro abbiamo miele, cioccolata, cacao, zucchero, il magnesio che prendo io, questo è il cacao amaro che è aperto e poi là sopra, ragazzi, io ho messo tutta la scorta chiusa, quindi sopra ci sono tutte quelle cose che appunto sono chiuse, altri biscotti, cioccolate, insomma tutto ciò che è chiuso, così quando finisce per esempio questa confezione di cereali io so già che là insomma c'è il pacco di scorta. Quando termina qualcosa da lì ovviamente lo si scrive nella lista della spesa e sappiamo appunto che è da acquistare. Facendo così secondo me è anche molto meglio per fare la lista della spesa. Poi passiamo all'angolo. Mi piace molto il risultato finale. Abbiamo messo tutto il salato. Qua mi sono aiutata con altri contenitori. Allora, qui ho messo tutti i crackers. Qua ci sono queste mini gallette. Comunque sono comode, mi servono a portata di mano. Qua ci sono i miei succhi di frutta che io mi porto al lavoro, l'estate. In questa cesta ho messo tutte le patatine aperte. E qua ho messo tutti i salatini aperti, quindi noccioline, taralli, grissini, eccetera. Qui, siccome siamo in periodo di festa, abbiamo ancora i datteri, qui questi sono aperti mentre questi sono chiusi. E poi qua ci sono due marmellatine piccoline che mi hanno regalato Giada e Primiano. E poi sopra, vedete quanto spazio che mi è avanzato, ragazze? Cioè, è assurdo. Prima non si capiva nulla. In questo contenitore ho messo tutto ciò che riguarda i dolci. E lì ci sono gomme, caramelle. E qua teniamo le patatine chiuse. Questo coso qua l'ha messo Christian, infatti è da togliere, devo capire. Comunque, guardate quanto spazio risparmiato. Quindi possiamo veramente andare a mettere anche qualcos'altro. Prima, non so se vi ricordavate, c'era un caos pazzesco. Ora passiamo a quest'altro pensile. Allora, qui
teniamo tutta la pasta, il riso, il pomodoro, insomma tutto ciò che riguarda i primi piatti. E allora qui devo un attimo riorganizzare il riso perché, come vedete, dal caos che c'era prima avevo aperto 3 pacchi di riso senza rendermi conto che comunque avevo altri contenitori già iniziati. Quindi questo succede quando si crea casino nella cucina. Terrò solo uno di riso, un contenitore, poi farò uno di pasta e l'altro, insomma, mi rimane e vediamo un pochino che cosa mettere. Questa è una pasta aperta che finiremo al più presto. Vedete, qua c'è altro riso, infatti, cioè, ho creato tutta questa confusione proprio per il disordine che c'era. E poi qua ci sono gli spaghetti, tonno, qua ci sono, c'è la minestrina, lì ci sono i legumi e anche là sopra comunque è molto ma molto meglio rispetto a prima. E ho messo tutte cose chiuse, quindi di scorta, tranne che questa che è la pasta di riso e questo qua che è il pan grattato, che poi riorganizzerò e metterò magari qua sotto. E qua, ragazze, io tengo sempre la lista di che cosa dobbiamo mangiare, così se un giorno non sappiamo cosa fare, guardiamo lì sia io che Christian e non dobbiamo stare a pensare mille anni che cosa dobbiamo preparare. E qua mi ero scritta tutti gli alimenti che potevo mangiare e quelli no. Questa cosa l'ho fatta l'anno scorso, comunque la seguiamo sempre, soprattutto questa lista, e così, insomma, se una sera io dovessi tornare tardi, Christian sa che per esempio il lunedì deve fare le zucchine grigliate e il petto di pollo, così almeno non ci sbagliamo. Non ho riorganizzato né questo cassetto, che lo faremo poi prossimamente, e non ho riorganizzato neanche questo, che è orribile, quindi chiudiamolo, che poi insomma lo faremo insieme. Ma abbiamo dato qui, guardate, abbiamo dato, diciamo, una sistemata in quest'altro cassetto qua. Abbiamo tolto le teglie che abbiamo messo praticamente dall'altra parte. Adesso vi faccio vedere tutto. Qua ho tenuto coperchi, pentolino per il latte, poi c'è quest'altra roba, poi pentolino, pentole, scolapasta, tutti i mestoli, padelle. E qua invece abbiamo messo sotto il forno tutta la scorta che abbiamo, diciamo, tutte le nostre teglie. Quindi quelle per i dolci, quelle per il salato, insomma abbiamo tutto qui. Quindi questo è proprio il reparto teglie. E qua c'è qualche accessorio per i dolci. Qua abbiamo sempre lasciato come era prima, questo adesso è da finire, l'avevamo aperto a Capodanno, questo è il vino che utilizziamo per fare da mangiare e mi rimane adesso da sistemare lì sopra, vediamo un pochino che cosa farò. Ovviamente il frigorifero anche da sistemare, ma lo farò prossimamente perché comunque già abbiamo fatto abbastanza per oggi. E mentre qui, ragazze, questo è l'angolo caffè, l'ho riorganizzato in questo modo, vedete, quindi non è cambiato molto, ho messo soltanto questo qua per il tè e le tisane, poi per il resto è tutto uguale. Anche il lavello l'ho pulito tutto bello igienizzato, e queste le sto facendo asciugare. Ci abbiamo messo davvero tanto, però l'importante è che l'abbiamo fatto. Era praticamente un annetto che io non facevo questo lavoro, perché è stato un anno, quello passato, un anno pieno di cambiamenti, di cambiamenti di routine. Magari appena mi iniziavo ad abituare a fare una routine mi cambiava di nuovo, quindi è stato un po' un anno incasinato, e infatti poi si era incasinata anche tutta la casa, perché al di fuori è molto ordinata la casa, però magari poi dentro gli sportelli c'era il macello più assoluto.
e quindi avevo proprio bisogno, necessità di riorganizzare anche quella parte lì. Non so se io vi ho dato gli auguri per questo nuovo anno, ma direi di sì, perché su Instagram comunque vi ho messo dei post, vi ho messo un post anche qua, però in video non mi ricordo se vi ho fatto gli auguri. Magari ve li faccio adesso ancora. Vi auguro un buon anno nuovo, un buon inizio, che sia pieno di serenità e salute e tante cose belle. Però non mi dilungo adesso su questo, perché ve ne ho già parlato comunque in altri video, nel post di Instagram, quindi vi auguro solo un buonissimo anno a tutte quante ragazze. Vi aggiorno sulla mia famiglia. Allora, mia sorella ha fatto un tampone di quelli fai da te a casa, giusto per curiosità, e è risultata negativa, quindi adesso dobbiamo aspettare, insomma, che faccia il molecolare e vedere se risulta effettivamente negativa, perché questi tamponi, insomma, fai da te non sono molto attendibili. Adesso vi appoggio un attimo perché prendo il cavalletto, facciamo prima. Comunque stavo dicendo, questi tamponi non sono molto attendibili e aspettiamo appunto che lei faccia quello lì. Allora, un attimo ragazze, che vi appoggio sul cavalletto, eccomi qui, così sono un po' più comoda e facciamo un po' di chiacchiere di fine video, visto che questo video è stato un po' così, non ho parlato molto con voi. Comunque stiamo aspettando appunto i risultati, insomma, dei vari tamponi. Al momento sembrano essere tutti negativi, però dobbiamo aspettare il tampone, quello ufficiale. Oggi per noi, come vi ho detto prima, è domenica, una domenica molto casalinga, perché oggi non usciamo, non abbiamo intenzione di uscire. Abbiamo sistemato casa, adesso Christian sta facendo le scale del condominio, perché per quanto riguarda le scale se ne occupa lui, ragazze, perché comunque io già faccio tantissime cose qui a casa e fare anche le scale no, non ce la faccio, quindi Christian si occupa principalmente del pattume della casa e delle scale del condominio. Meno male, infatti è molto molto bravo, però ecco, ogni giorno c'è qualcosa da fare e adesso lui è andato a fare le scale. Io credo che mi metterò a montare questo video, così ve lo faccio uscire da domani, che per voi è lunedì. Credo che adesso ricomincerà la programmazione normale, diciamo, dei miei video. Fatemi sapere voi come state, se state bene, se anche voi siete in quarantena. Fatemi sapere se vi va, io vi leggo volentieri. Mi ha fatto un sacco piacere il fatto che quando io mi sono aperta con voi nel video quello sul Covid, voi vi siete aperte con me. Per me è sempre un po' difficile raccontare tante cose, però ho notato che magari ogni tanto, se mi apro un po' con voi, voi apprezzate questa cosa e mi raccontate comunque le vostre cose, mi avete scritto in privato, quindi sono molto contenta di questo. Io sono molto riservata, ma mi viene proprio naturale, fa proprio parte del mio carattere, non ci devo neanche pensare a non dire certe cose, mi viene naturale non dirle, non so perché, io sono fatta così. Però insomma, ecco, mi ha fatto piacere il fatto che sia riuscita a dirvi che comunque avevamo questa situazione di Covid in casa, e perché magari a volte uno si vergogna anche a dire certe cose tramite video, no? Perché comunque i video vengono visti da praticamente chiunque, cioè chi vuole può entrare nei miei video e vedere tutto quello che faccio. Però insomma, tanto sono cose che ormai penso che sono successe a tutti. Vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che vi abbia dato compagnia, perché cioè ancora lo devo iniziare a montare e non so neanche se abbia un filo logico, però speriamo di sì. Quindi spero che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia dato un po' la motivazione per riorganizzare le vostre cucine. Io vi invito ad iscrivervi al canale, ho visto che è cresciuto un pochino ultimamente, quindi io ringrazio tutte le nuove iscritte. Speriamo di arrivare a 10.000 a breve, quindi se volete supportarmi iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio in anticipo, se vi va seguitemi anche su Instagram
E noi ragazze ci vediamo poi presto con un nuovo video. Vi mando un bacione immenso. Ciao!